Ciao ragazzi, ben ritrovati. Qualche settimana fa ho pubblicato un video nel quale passo la notte nel bosco utilizzando 30 euro di attrezzatura del ferramenta per proteggermi dal freddo. Si tratta del terzo video basato sul format della sfida survival, format che si conferma il più seguito e il più apprezzato qui sul canale. Vi lascio in descrizione i link dei video di tutte e tre le mie sfide survival, così potete andare a recuperarli se ve li siete persi, oppure potete andare a riguardarli se vi erano piaciuti particolarmente. Il mio interesse per la sopravvivenza nasce dal fatto che molto spesso me ne vado a fare escursioni o a campeggiare da solo in posti isolati. Non sono uno sprovveduto, temo gli imprevisti, so che affrontarli da solo non è semplice e quindi mi preparo a gestire un'eventuale situazione di emergenza. Mi documento, imparo delle tecniche, mi auto-organizzo delle sfide e poi condivido con voi i risultati attraverso i miei video, sperando che possano esservi utili o che semplicemente possiate passare quei 20 minuti in compagnia di belle immagini. Come funzionano queste sfide? In pratica vado a passare 24 ore nel bosco cercando di provvedere alle mie necessità e di rimanere in sicurezza con un equipaggiamento limitato. Quindi con pochi oggetti o con oggetti non convenzionali, come ad esempio un rotolo di pluriball al posto del materassino. In ogni caso, quando faccio questo tipo di esperienze, in genere non porto mai né la tenda, né il materassino, né il sacco a pelo e l'acqua e il cibo sono molto limitati. Oggi voglio rispondere ad alcuni commenti che io sinceramente trovo assurdi, ma che mi arrivano sempre ogni volta che pubblico questa tipologia di video. Spero che le mie risposte aiutino tutti voi a capire un po' meglio come vengono pensate e organizzate queste famose sfide survival e quale sia il mio modo di pensare, non solo per quanto riguarda lo svolgimento delle attività all'aria aperta, ma anche per quel che riguarda la produzione dei video per il mio canale YouTube. Primo commento, questo arriva sempre: è tutto preparato. E qua mi viene un po' da ridere, perché la risposta è ovvio che è tutto preparato. Non so la gente cosa si aspetta da me, ma io di certo non mi metto in pericolo per girare un video. Vado a passare la notte da solo in un posto isolato, col freddo, con la pioggia, con scarso equipaggiamento, e secondo voi la cosa non va preparata? Ma state fuori? Oh, poi preparato non significa che il video è finto, perché la gente questo intende. Uno sotto l'ultima puntata mi ha scritto: è tutto preparato perché i pali del TP sono della lunghezza giusta. Allora, a parte che è semplicissimo misurare le cose senza il metro, basta utilizzare il proprio corpo. Ma poi lunghezza giusta per cosa? Non si sa che mi è venuto fuori un TP orrendo, tutto storto, da una parte ci avanzava mezzo metro di telo, ma vabbè, a parte questo. Preparato significa innanzitutto che io sono allenato dal punto di vista fisico, tecnico e psicologico ad affrontare una situazione del genere. Significa che la location è sicura, io personalmente svolgo sempre prima un sopralluogo per assicurarmi che sia tutto in ordine, che non ci siano pericoli prima di andare effettivamente a passare la notte. Significa che controllo il meteo prima e se ci sono condizioni pericolose non vado. Significa che a casa sanno esattamente dove mi trovo, cosa sto facendo, qual è l'orario previsto per il rientro, eccetera eccetera. Preparato significa che il video che poi voi vedrete qui su YouTube è scritto, io i video me li scrivo sia a livello delle parti discorsive, ma a volte mi scrivo anche le inquadrature. Inizio a pensare prima a quale può essere la migliore inquadratura per descrivere una determinata situazione. Questo perché amo il videomaking e perché sono convinto che il modo con cui si comunica un determinato messaggio è importante quanto il messaggio stesso. Non significa essere costruiti, non sono assolutamente d'accordo, significa avere una passione ed essere professionali. Evidentemente alcune persone non hanno ben chiaro il concetto di passione né quello di professionalità. Se devo spiegarvi che il pluriball è isolante perché intrappola l'aria, e l'aria è isolante perché ha una bassa conducibilità termica, se so che andrò a trattare certi argomenti, il discorso me lo preparo prima, perché poi una volta sul campo non ho il tempo, non ho la testa per potermi mettere a ragionare, e andando a braccio rischio di non essere chiaro o di dire delle inesattezze o di parlare per 5 minuti quando bastano 30 secondi. Vi faccio un altro esempio sempre relativo all'ultimo episodio. Quando sono andato al ferramenta a comprare l'occorrente che mi serviva per la sfida e ho deciso che nel budget dei 30 euro avrei sicuramente inserito un telo impermeabile, ho subito pensato: prendo il classico 3x3. Poi quando sono arrivato allo scaffale e ho visto che c'erano di varie misure, mi sono detto: ma perché devi prendere il solito telo e fare le solite cose? Prendi un 3x5 che è rettangolare, è bello lungo, e se quando arrivi sul posto
trovi i pali giusti, puoi provare a fare qualcosa di diverso, tipo il TP, che è molto più figo, è molto più interessante, è una cosa che non si vede tutti i giorni. Personalmente era la prima volta che lo portavo sul canale. Quindi, per ricapitolare, i video non sono finti. Io le mie belle 24 ore nel bosco me le faccio sul serio, a prendermi il freddo, l'acqua e tutto il resto. La preparazione non serve a mistificare o a barare, queste sono sciocchezze. Serve, uno, a garantire la mia sicurezza, e due, a tirare fuori un video di qualità, perché il videomaking è la mia passione, lo volete capire? Altrimenti perché avrei lanciato la campagna 1 euro per la fotocamera dei miei sogni? Se vi fa piacere potete donare utilizzando il primo link che trovate in descrizione. Mi tengo questa qui di fotocamera e sto a posto, ma io voglio di più. Secondo commento assurdo ricorrente: 24 ore sono troppo poche. Abbiamo estratto persone da sotto le macerie, immobilizzate con tre piani di palazzo sopra, vive dopo 48 ore. Per dire, 24 in un bosco è normalità. 24 ore in estate nel bosco senza bere e mangiare lo faccio pure io, anche di più volendo. 24 ore senza senso, un bambino di 6 anni si è perso nei boschi, l'hanno ritrovato dopo 3 giorni vivo e vegeto. Ora immaginate un ragazzo che ha un canale sulla palestra, io seguo anche un po' la scena fitness, e che stacca 100 kg. È come se voi andaste da questo a dirgli: facile con 100 kg, ti voglio vedere a staccarne 300. Ah, raga, ma che commento è? Quello che cosa dovrebbe rispondervi? Vi risponde: io intanto me ne stacco 100 e sono più che soddisfatto. Se pensi che sia facile, provaci pure tu. E indovinate un po', non ci prova mai nessuno. In pochi si mettono lì e fanno cose, magari non in maniera perfetta, magari sbagliando qualcosa, però intanto imparano. E gli altri? Invece di dare una parola di incoraggiamento, fanno i fenomeni, sfottono, o peggio. E mi dispiace vedere che la nostra community è sempre più inquinata da questi individui che ti fanno passare un po' la voglia, no? Io, raga, Facebook non lo sto usando più, sui forum non ci vado più. Se ne fa, ho inserito il mio nome in uno dei maggiori forum italiani dedicati alle nostre passioni e non potete capire che cavolo è uscito fuori. Gente che mi vuole spezzare dita per aver espresso un'opinione. Capite che clima che c'è in giro? E sento sempre più spesso di ragazzi che hanno smesso di pubblicare perché giustamente si sono rotti di avere a che fare questi casi umani. Ma va bene, al di là di questo, che era un mio sfogo personale, perché quando faccio queste sfide mi pongo un limite di 24 ore? Perché secondo me un escursionista in difficoltà, che però ha fatto tutti i compiti a casa, che ha lanciato l'allarme, che si è fatto localizzare e che è in attesa di soccorsi, ha buone probabilità di essere ritrovato entro le prime 24 ore dall'incidente. È vero che dipende dal terreno, dalla situazione, dalle condizioni meteorologiche, però secondo me, se devo fare una simulazione, 24 ore mi sembrano una tempistica onesta, verosimile. Poi certo ci sono casi eccezionali di persone che vengono ritrovate vive dopo una settimana, ma come dire, per tornare all'esempio di prima del fitness, io intanto mi stacco i miei 100 kg, poi forse un giorno arriverò a staccarne 300. Che poi non ci ho mai provato a fare lo stacco col bilanciere, perché io mi alleno a corpo libero. Chi lo sa quanto potrei alzare, secco come sono. Se ne alzo 50 è grasso che cola. Terza tipologia di commento molto intelligente: sono capaci tutti con l'attrezzatura, se volevi fare veramente survival non ti portavi niente. Se però quel telone, se volevi fare davvero survival facevi il bivacco con le frasche e con le foglie secche. Raga, adesso mi spoglio nudo e mi rotolo in mezzo alle foglie. Ora vi spiego che cos'è secondo me il survival e sono curioso di leggere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti. Il survival non è accendere il fuoco coi bastoncini perché sei nella merda e non ti sei portato niente. Il survival è pianificazione. E qui torniamo al discorso di prima. Il survival è prevenzione, è un mindset, è una cosa che comincia già da casa. Vi faccio l'ennesimo esempio. Questo video è pieno di esempi. Quest'estate mi sono fatto dei trekking impegnativi in zone abbastanza sperdute. Secondo voi ho deciso dalla sera alla mattina di fare quella roba lì? Ma io ho cominciato mesi prima a studiarmi il percorso, ad allenarmi per avere un buon tono muscolare, una buona mobilità e prevenire gli infortuni, ad abituarmi a stare da solo, dormendo spesso fuori in tenda. Ho impiegato anni a mettere su un equipaggiamento performante
che avesse un buon rapporto leggerezza comodità. Gli imprevisti ci sono stati, perché quelli ci sono sempre, chi ha visto il video lo sa, sul velino silente ho sbagliato sentiero due volte, eppure non mi sono mai perso perché ero preparato, perché avevo studiato per bene il percorso prima di partire. Tutto questo per dirvi che secondo me solo un imbecille si troverebbe a gestire una situazione di emergenza senza niente. Io mi muovo in ambito escursionistico e un escursionista preparato ha sempre un minimo di dotazione con sé, perché la preparazione è sinonimo di consapevolezza e quindi di competenza e non il contrario, come sostengono alcuni. Ma nel momento in cui programmi non si può più parlare di sopravvivenza. E sta a vedere che mi metto un pericolo sul serio per girare un video. Ah raga, ma che cavolo dite? È una simulazione che serve ad esercitarsi proprio nell'eventualità di una situazione di sopravvivenza reale, sperando che quest'ultima non si verifichi mai. Spero di aver fatto un po' di chiarezza con questo video, ragazzi. Scusate se a tratti sono andato un po' sopra le righe, ma quando parlo di queste cose che mi coinvolgono e che mi appassionano, mi lascio trasportare. Ribadisco che in tutte le mie esperienze all'aperto la sicurezza viene messa al primo posto e vi esorto a fare lo stesso. Allenatevi, documentatevi, pianificate per bene tutto. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutto questo discorso. Vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video.